Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Guida Aerea, sempre su Battlefield 4. Oggi farò il mio secondo episodio di questa serie e sarà di nuovo sugli elicotteri. Oggi andremo a vedere il settaggio, come equipaggiare il nostro elicottero e più nel particolare andrò a parlare dell'elicottero d'attacco. Farò diversi video. In questo parlerò soltanto del settaggio dell'elicottero d'attacco, ne farò uno apposta per i Little Bird, cioè gli elicotteri scout, e ovviamente c'è poi il Venom che però non è personalizzabile, quindi potremo soltanto scegliere praticamente la mimetica. Quindi oggi tocca agli elicotteri d'assalto e qua abbiamo un bel Viper. Andiamo a vedere come personalizzarlo. Innanzitutto vediamo l'arma primaria. A me piace tenere i razzi Hydra. Ci sono tre tipi di razzi, Hydra, Zuni e razzi intelligenti. Gli Hydra, con i razzi Hydra avremo, se non sbaglio, 14 colpi nel caricatore, saranno semplicemente efficaci sia contro i corazzati leggeri, pesanti e contro la fanteria, quindi molto molto versatili e poi soprattutto avranno un rateo di fuoco abbastanza elevato. I razzi Zuni sono efficacissimi contro i carri, fanno più danno dei razzi Hydra, però allo stesso tempo abbiamo caricatori più ridotti perché ci stanno soltanto 8 colpi nel caricatore e il rateo di fuoco è molto molto più basso di quelli dei razzi Hydra. E poi abbiamo i razzi intelligenti che dovrebbero essere intelligenti, ma secondo me sono un po' stupidi, diciamo, perché dovrebbero agganciare i veicoli quando spariamo e seguire il bersaglio, un po' come fanno ad esempio i lanciarazzi, l'MBT Low, o come fanno i proiettili Staff, soltanto che questo funzionava molto molto male e bisogna essere comunque molto molto precisi, cioè il margine d'errore che abbiamo è davvero piccolo. Per questo i razzi che preferisco sono i razzi Hydra, perché anche se mancheremo un paio di proiettili avremo abbastanza colpi nel caricatore per continuare a massacrare il nostro bersaglio e perché alla fine abbiamo 14 colpi nel caricatore che a livello di danno fanno lo stesso danno di 8 razzi Zuni. Quindi per me la scelta è razzi Hydra. Dopodiché abbiamo la secondaria, missili di ricerca di calori o missile Tov. Ora, premetto che siano entrambi molto molto efficaci, ma che per ognuno di loro c'è bisogno di una cooperazione diversa. Se siamo ben equipaggiati con questo intendo abbiamo un buon gunner che sappia cosa fare e come farlo, allora io opterei piuttosto per i missili a ricerca di calore, perché per bersagli a terra ci penserà lui o con i razzi teleguidati o con i razzi ad agganciamento laser. In ogni caso, il suo compito sarà quello di infliggere danni, come dire, finisher ai carri, mentre noi li toglieremo vita con i nostri razzi Hydra. Se invece stiamo volando da soli e non abbiamo problemi come elicotteri o jet nemici che ci stanno volando intorno, allora consiglio il missile Tov, semplicemente perché con un passaggio sopra un carro riusciremo già a distruggerlo, mentre solitamente con i razzi Hydra o Zuni, quello che siano, ci metteremo due passaggi, quindi dovremo per due volte rischiare di farci colpire dal carro armato. E per evitare questo, il razzo Tov, il missile Tov, non è affatto male. In ogni caso, per sicurezza, dato che c'è sempre qualcuno che rompe le palle per aria, tengo i missili a ricerca di calore, soprattutto quando volo da solo, soprattutto per i motivi che vi ho detto. Abbiamo poi le contromisure, che sono molto 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 più lente a ricaricarsi di quelle che conoscevamo su Battlefield 3. Ce ne sono tre: i flare, il disturbatore CM e l'estintore. I flare e il disturbatore CM impediranno ai razzi nemici di colpirci, mentre l'estintore riparerà i danni quando saremo disattivati. Principalmente non sono un grande fan dell'estintore. Mi piace usarlo soltanto su supremazia aerea, sul jet, ma onestamente sull'elicottero non mi piace moltissimo. Quindi per ora lo metterò da parte. Sono sicuro che tanti di voi sapranno un modo efficacissimo di usarlo e saranno bravi con quello. A me non piace. Rimangono i flare e le CM. Io personalmente preferisco le CM, ma premetto che non funziona sempre. Bisogna saperlo usare. Il flare ci lanciano un razzo, noi lo usiamo e quel razzo va contro questi piccoli foglie, pezzettini di alluminio che volano per aria. Mentre il disturbatore CM semplicemente farà andare in casino i razzi che ci vengono sparati quando si avvicineranno a noi e li farà volteggiare intorno al nostro elicottero, ma se il disturbatore CM
finisce, se smette l'effetto del disturbatore CM, i razzi nemici ci colpiranno comunque. Per evitare che il razzo nemico ci colpisca, dobbiamo volare a raso terra in modo che il razzo, girandoci intorno, colpisce il terreno. Quindi vogliamo basso. Vi farò vedere dopo quello che intendo. Poi, ovviamente, il disturbatore CM evita anche che il nemico riesca a puntarci. Ma in Battlefield 4 anche i flare hanno, come dire, riescono a svolgere questo compito, perché il bersaglio, cioè il lanciare, ad esempio, l'AIGL nemico, invece di agganciare noi direttamente, aggancia prima i flare e poi noi. Però in questo caso trovo comunque meglio il disturbatore CM, dato che l'effetto dura di più ed è costantemente intorno a noi. Io quindi volo con le CM, però ammetto che in molte situazioni preferirei avere i flare, ma fra i due mi trovo bene con le CM, soprattutto in mappe chiuse come assedio a Shanghai. In quelle le CM eccelle, secondo me. Dopodiché abbiamo i potenziamenti. Ne abbiamo principalmente tre. Il giro stabilizzatore, che avremo già di predefinito. Quando saremo disattivati, cioè avremo problemi a guidare il nostro veicolo, questo ci aiuterà. Il radar aereo mostrerà tutti i mezzi aerei spottati o non, amici e nemici, su una mappa che sarà molto molto più ampia di quella che abbiamo. E poi la copertura stealth, che semplicemente i nemici ci metteranno di più ad agganciarci. Fra i tre, il giro stabilizzatore, onestamente, lo trovo abbastanza inutile, dato che se siamo abituati a guidare e avete seguito il mio ultimo video, se siamo capaci di guidare, siamo anche capaci di tenere su l'elicottero. Il radar aereo, invece, è semplicemente utile su mappe grandi, però riesco a orientarmi anche senza, soprattutto perché solitamente quando gioco, gioco in compagnia, e se chiedo ai miei amici che stanno giocando con me, per favore, spottatemi i velivoli nemici, loro lo possono fare, al massimo apro la mappa grande, quindi lo trovo abbastanza inutile. Mentre la copertura stealth la trovo molto molto utile, perché i fastidiosissimi lanciarazzi e tutte le cose che ci possono uccidere agganciandoci, che sono davvero davvero tante, anzi troppe, perché l'elicottero d'attacco ha perso di potenza in una maniera assurda su Battlefield 4, saranno meno efficaci contro di noi, ed è per questo che io tengo copertura stealth. Poi la cosa più importante, ovviamente, è la mimetica, ragazzi. Tenete quella che vi piace di più, vi sentirete degli dèi. Però consiglio qualcosa che non salta troppo all'occhio. Ad esempio, Squalo Nero salta un po' troppo all'occhio, saremo dei puntini gialli nel cielo, quindi diciamo che non è proprio il meglio. Mi piace molto questa mimetica, quindi. Però non soffermiamoci sulle cavolate e andiamo avanti. Ora parte l'artigliere. Questa parte è tutta dedicata all'artigliere. Premetto che l'artigliere è quello che dovrebbe fare le uccisioni, mentre il pilota è quello che deve tenere in vita sia il pilota che l'artigliere, tenendo su l'elicottero. Ora, il modo in cui collaborano un pilota e un artigliere dipende dalle persone, nel senso, io tengo il settaggio che vi ho sopra detto, quindi desidero sempre avere un gunner che abbia il missile teleguidato. Io stesso lo uso sempre e penso che sia efficace, soprattutto perché riuscirà a buttare giù avversari a lunghe distanze e per di più farà danno sicuro, perché comunque se riesci a beccare il tuo bersaglio con razzo TV non c'è bisogno di agganciarlo, non può usare contromisure, eccetera. E per di più è molto molto facile, se si collabora, colpire l'avversario col razzo teleguidato. E soprattutto fa tanto danno e butta giù i carri. Quindi lui lancia un razzo teleguidato, cioè il mio gunner lancia un razzo teleguidato, becca il carro, gli fa 40 di danno. Passo io, faccio una scarica di razzi Hydra e il carro è andato giù, non ci sono cazzi. Così funziona bene. Io quindi mi trovo bene in questo modo. L'alternativa sarebbe il missile a guida laser, soltanto che ha un raggio d'azione molto molto limitato e soprattutto può agganciare e basta. Mentre il razzo teleguidato, se si è bravi a guidarlo, può anche beccare velivoli nemici, può perfettamente e facilmente anche beccare gli elicotteri nemici, e senza menzionare un carro che magari da poco ha usato il fumo, col teleguidato lo beccheremo, col missile a guida laser no. Quindi se siete bravi a guidare il missile teleguidato, usatelo, altrimenti mettete il missile a guida laser. Però vi consiglio vivamente di imparare a usare il missile teleguidato. Dopodiché abbiamo l'ottica. C'è l'IRNV e la termica, che fanno praticamente la stessa cosa, cioè vedremo meglio i nostri avversari li vedremo meglio otticamente, perché saranno, cioè li vedremo
come dei puntini. Nel caso della visione termica mi sembra, non so, rossi, non lo uso quindi non lo so. E nel caso della visione notturna li vedremo bianchi su sfondo nero, quindi saranno davvero facili da individuare i nemici. Però comunque io preferisco lo zoom perché riusciremo a beccare in modo molto molto più preciso i nostri bersagli e semplicemente la precisione in questi casi è tutto perché con 30 colpi nel caricatore non ne dobbiamo buttare via, dobbiamo essere più efficienti possibili e soprattutto perché solitamente quando collaboro gli avversari che devo uccidere ce li ho spottati, quindi preferisco l'ottica zoom artigliere. Poi per il potenziamento dell'artigliere abbiamo lo scan di prossimità e il caricatore a nastro. Lo scan di prossimità è abbastanza inutile dato che siamo in volo e i mezzi nemici non è che siano tanto veloci ad avvicinarci a noi e per di più il caricatore a nastro ci permetterà di caricare molto molto più in fretta i colpi. Quindi la ricarica sarà più veloce e questo ci renderà molto molto più letali. Quindi consiglio sempre il caricatore a nastro. Ora, ovviamente la classe da scegliere quando usiamo un elicottero è il geniere con attrezzo riparatore. Il motivo è semplicemente che nel caso doveste atterrare di colpo dovrete riparare in due per risalire e ripartire subito, perché più tempo siete fermi e più siete dei bersagli facili. Ricordo sempre che un RPG o uno SMAV vi può già buttare giù. Ora, mi metto alla guida. Spero voi sappiate già le basi, come ad esempio roteare intorno a un obiettivo così perché non ne parlerò in questo video. E semplicemente voglio mostrarvi come funziona l'ECM. Quando noi lo lanciamo, premendo il tastino in giù, si attiverà un meccanismo che creerà delle nuvolette intorno a noi. Come ho detto, i razzi roteeranno intorno a noi. E quando sarà finito l'effetto, questi ci colpiranno. Per evitare che questi ci colpiscano, ci basterà fare una cosa semplicissima. Attivo gli ECM, mi abbasso e volo a raso terra. Tutto qui. I razzi andranno a colpire per terra, scoppieranno e non ci colpiranno neanche di striscio. Quindi questo è come usare gli ECM. Ovviamente sapete come usare tutte le altre armi presenti. E come ultimo consiglio posso darvi quello di quando affrontate un tank nemico, ad esempio, di prima spottarlo per sapere esattamente dov'è e poi beccarlo con 14 colpi o anche meno, andare avanti, girarvi, il vostro gunner dovrà pensare alla fanteria, prendere la rincorsa, mollare l'acceleratore, sparare. Perché dico tutto ciò? Perché il mirino che conta, il mirino che deciderà dove vanno i vostri colpi, non sarà la X centrale, ma sarà la righetta, questa specie di I, stile 1 in numero romano. E i razzi andranno più o meno alla parte superiore, nella parte superiore di questo mirino. E ovviamente il mirino si sposta a seconda di dove ci muoviamo noi. In questo caso, ad esempio, si sta spostando a destra. Tac. E becco la Jeep. Tac. Quindi dovete mirare sempre con quello. Ora, se io ho il mio bersaglio, ad esempio prendiamo sempre la stessa Jeep, se io ho il mio bersaglio lì e sono fermo, è abbastanza facile beccarlo, però quando siamo fermi siamo bersagli facili. Se io invece faccio così, vado avanti, mollo l'acceleratore, inizio a sparare e poi accelero, il mio mirino seguirà automaticamente il bersaglio. E questo ovviamente è molto molto utile. In ogni caso, per delle tecniche più avanzate mi ci verrà vorrà più tempo perché quelle vorrei farvele vedere comunque con del gameplay vero e non semplicemente con me che volo in giro nel poligono. Quindi per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Dopo questo atterraggio molto molto brusco, vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao.